State ascoltando I Detective del Falso, un podcast in due puntate tratto dalla Fabbrica Fantasma, viaggio nel mondo della contraffazione di Paolo Butturini e Giuseppe Cesaro, un'iniziativa editoriale dell'Associazione a Mano Disarmata in collaborazione con l'Astaria Editore, in ebook e in libreria. Seconda puntata. Come va? A posto. Allora, che stai trattando adesso? Scarti di pelle lavorata. Compriamo dai russi e li rivendiamo in Sud America. E che se ne fanno? Li tritano e li mischiano a mangime per pesci, polli, vacche. Danno pelli animali a degli erbivori? Sì. Ah, no, è davvero troppo. Non riuscirò mai a capirlo. Tu immagina un 1000% di profitto e vedrai che capisci. E poi non può fare troppo male. La gente si mangia di tutto e la vita media si allunga sempre di più. Guardati. Nemmeno il cibo sfugge alla contraffazione e le conseguenze sulla nostra salute sono quelle che potete immaginare. Something Good di Luca Barbareschi è soltanto un film, ma la realtà in questo caso supera davvero la fantasia. Tra le tante falsificazioni c'è una che sembra quasi innocua, ma nasconde insidie terribili. Parliamo dei falsi d'arte, una vera specialità delle mafie, come ci racconta Amalia De Simone. C'è un grandissimo mercato intanto, sia per quanto riguarda i falsi che per quanto riguarda tutto ciò che viene trafugato. Spesso le opere d'arte, soprattutto i quadri per esempio o i beni archeologici, possono essere falsificati e la loro autenticità dipenderà prevalentemente dai periti, che spesso sono parte in causa. Ora, la criminalità organizzata come si inserisce in tutto questo? Si inserisce grazie al fatto che moltissime case d'arte comprano e vendono le opere garantendo l'anonimato. E allora io, per esempio, mafioso, se ho un quadro anche falsificato che ho però fatto passare per autentico perché magari ho comprato degli esperti, oppure ho fatto realizzare delle opere archeologiche, se io mafioso prendo uno di questi beni archeologico o per esempio un dipinto falso e lo lo affido ad una casa d'asta, la casa d'asta mi garantisce l'anonimato e nel momento in cui lo vendo e lo ricompro riciclo soldi. Già, il denaro. Non dimentichiamo che qui si sta parlando di reati organizzati. La contraffazione, poi, è una vera e propria fabbrica, con i suoi operai sfruttati, le sue linee di produzione, i suoi tempi di consegna. Le merci devono viaggiare, spostarsi. Come quelli illegali, anche questi prodotti hanno bisogno di una logistica. Quale? Ce lo spiega Francesco Mazzilli. La logistica si occupa invece di spostare le merci dal luogo di produzione al luogo di destinazione. E negli ultimi 10 anni il nostro lavoro è diventato per certi aspetti anche più complesso con l'esplosione del commercio elettronico. Fino agli anni 2000 le grandi partite di merce contraffatta arrivavano prevalentemente nei porti attraverso i container. Con la polverizzazione del mercato attraverso il mercato elettronico, è chiaro che al container si è sostituita una pluralità di spedizioni che si materializzano e soprattutto negli aeroporti serviti dai corrieri aerei. Questo rende sicuramente più difficile il controllo. Queste spedizioni non fanno dogana direttamente nel territorio nazionale, ma entrano nel mercato interno dell'Unione Europea attraverso grandi hub, per esempio in Germania o per esempio a Liegi in Belgio, e poi di là con altri aerei
vengono veicolate nel mercato interno dei singoli paesi. Voi sapete che per le regole del mercato interno la dogana interviene soltanto in sede di primo controllo. Questo significa che una spedizione che arriva dalla Cina, per fare un esempio, ed entra nel mercato interno dell'Unione Europea con destinazione finale l'Italia, ma facendo scalo in un grande hub europeo come per esempio Lipsia in Germania, sarà controllata dai colleghi tedeschi, e questo è un problema, perché noi dipendiamo da controlli che vengono fatti in altri paesi. Le mafie si espandono, si globalizzano, dalla Cina alla Germania, dal nord al sud, isole comprese. Lo racconta bene il tenente colonnello Francesco Basile, ma i nostri detective sono sempre all'opera e spesso riescono a risolvere il caso, anche perché la Guardia di Finanza ha un'arma segreta. Gli sodalizi criminali calabresi sono i padroni della zona della Germania e incominciano ad affacciarsi in Polonia e Bulgaria, e incominciano a utilizzare anche gli italiani che sono lì a lavorare, gli immigrati di altro tempo. Allora, che cosa succede? Anche in questo caso qui, qual è l'unico strumento che abbiamo noi finanzieri? Ecco, la forza della Guardia di Finanza, noi siamo polizia economico-finanziaria, e lo strumento più forte, più valido che ha la Guardia di Finanza è quella di tracciare il flusso finanziario. Noi molto spesso riusciamo a bloccare alcuni fenomeni criminali abbastanza importanti bloccando il flusso economico. Noi abbiamo scoperto una seller, una venditrice di prodotti contraffatti bolognese, riusciva a fornirsi e rivendeva senza avere un magazzino, e quindi a costo zero. L'importanza qual è? Che siamo riusciti, e questa è una delle prime volte, perché il numero dei clienti che sono stati verbalizzati è altissimo, siamo riusciti a tracciare tramite pagamenti, tramite flussi finanziari, ben 500 clienti. I 500 clienti sono stati tutti verbalizzati. Forze dell'ordine, magistratura, tutta quella che viene chiamata l'attività investigativa e repressiva non servirà a nulla se i cittadini non collaborano. Spetta a loro, dice Daniela Maimini, cambiare abitudini, rifiutare le lusinghe della contraffazione. Poi ci sarebbe il Made in Italy, ma quella è un'altra storia. Fatemi fare questo esempio specifico nella lotta alla contraffazione. La consapevolezza è il fatto di fare poco, di non fare nulla di male. Ma questo perché nei giovani c'è? Ma perché hanno milioni di madri che hanno visto comprare prodotti contraffatti. Se in Italia ci sono milioni di prodotti contraffatti, perché il mercato c'è ed esiste ed è molto fiorente. Provate a dire a tutti, andate a prendere non un prodotto contraffatto ma di buona qualità senza un marchio. Vi diranno di no. Perché? Perché il consumatore di un certo tipo della contraffazione è colui che vuole il marchio come status symbol. Questo perché nel mondo farmaceutico e dell'agroalimentare il consumatore è vittima, nel mondo del lusso evidentemente il consumatore non è poi così tanto vittima. Tornando a bomba ai farmaci, è vero, è un tempo prolungato, ma è anche relativo al fatto che dopo i 20 anni, va bene, c'è il mercato dei generici, eccetera. Il fatto di togliere la brevettabilità di un prodotto non è che risolve il problema della lotta alla contraffazione, perché un conto è il generico e un conto la contraffazione. Così come il Made in Italy non è, parlare di tutela di Made in Italy e di lotta alla contraffazione sono due cose completamente diverse. Soprattutto da immondizie musicali. I rifiuti che cantava il grande Franco Battiato erano soltanto musicali. Quelli che vede Giuseppe Cesaro nella marea montante del falso sono molto più pericolosi e vanno molto più in profondità, addirittura nell'anima. Mi è piaciuta molto l'idea di utilizzare la parola virus, perché se non ricordo male la parola virus in latino ha due significati. Il primo è veleno e il secondo è fetore, cattivo odore, puzza. Questi prodotti purtroppo non puzzano, se puzzassero rivelerebbero il veleno che contengono. Sono profondamente convinto anch'io che sia tutta una questione culturale. Noi siamo dell'idea che
il virus sia qualcosa che viene da fuori e che ci contamina. Io sono convinto del contrario, il virus è qualcosa che viene da dentro di noi e contamina il resto, cioè siamo noi che abbiamo contaminato tutto ciò che abbiamo toccato, non è la natura che ci ha contaminati. In qualche modo, puntando il dito fuori, ci sentiamo salvi e dunque diciamo, vedete, il coronavirus viene dalla Cina, perfetto, forse il coronavirus viene dalla Cina, il virus della contraffazione ce lo portiamo dentro, siamo anime contraffatte dall'origine dei tempi. C'è un solo luogo nel quale si possa compiere la rivoluzione della bellezza, quella della verità, che quindi la cultura è semplicemente nell'esempio di chi ci è, di chi ci precede sulla strada. Minima immoralità, sommersi soprattutto da immondizie musicali. La contraffazione dunque ha tante facce e provoca danni a più livelli. Le più esposte a questo inquinamento sono le nuove generazioni. Mimmo Calopresti prova a indicare una via d'uscita. La coscienza individuale come parte di quella collettiva e soprattutto la verità come bellezza. Che l'unica cosa che ci salva veramente in questo momento, così come in questo momento per esempio dal virus ci salva essere bravi a non cadere dentro le fake news, no? Cioè queste informazioni orribili che ci arrivano tutti i giorni, che ci invadono tutti i giorni. Quindi per me il problema è educativo, fondamentale, e un concetto culturale che è questo. Insomma, gli altri siamo sempre noi. No? Nel senso che in questi giorni sento tutti che dicono: beh, è colpa dei ragazzi che vanno qua, è sempre colpa di qualcun altro di quello che succede intorno a noi. Ma gli altri siamo esattamente quello che noi facciamo tutti i giorni. E con, come dire, la contraffazione, questo è molto importante. Non siamo disponibili a tutto per avere qualcosa che ci sembra necessario da avere, che forse non lo è neanche. Avete ascoltato I Detective del Falso, un podcast in due puntate tratto dalla Fabbrica Fantasma, viaggio nel mondo della contraffazione, di Paolo Butturini e Giuseppe Cesaro. La Fabbrica Fantasma, edito dall'Asteria, è un'iniziativa editoriale dell'Associazione A Mano Disarmata. Lo trovate in ebook e in libreria. A risentirci al prossimo podcast.